dell'immaginazione che può avere un poeta che si costruisce una casa, appunto, vediamo come. Poi mi dici tu, perché ti volevo fare anche qualche domanda riguardo alla tua esperienza di produttore, poi sentiamo anche magari dal pubblico se ci sono domande. Voglio avere una casa coinventata e con pareti doppie, dove non mi raggiungano le voci dei condomini, i passi rumorosi della signora al piano superiore che continuano fino a notte tarda come un reo che trascina le catene su ciottoli taglienti. Una casa lontana dal paese, con un grande cortile a un centinaio di metri dalla strada, circondata da querce che ammortizzino il chiasso delle macchine. Tappezzerò il cortile d'erba spessa, la innaffierò ogni giorno e mi rotolerò come facevo quando nevicava lungo i gradoni fino a Santa Chiara. Una casa con le finestre fatte per ricevere il cielo quando è azzurro e l'acqua delle nuvole da bere e da usare come doccia. Voglio avere una casa dove il sole rischiari i giorni tristi che ho trascorso in questo casermone dove ora abito, circondato da libri che non ho mai sfogliati, dove mi senta finalmente libero di ogni sapere inutile con cui ho straziato l'animo per anni, dove creare il mio paradiso completamente nudo, senza essere legato più a nessuno, dove la morte arrivi solo in quanto ne ha voglia e si sieda con me sul gradino dell'uscio a conversare come vecchi amici, mi illumini di lei e la riempia di attenzioni e premure perché si senta come a casa sua.